Ehi va ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Sniper Elite 3. Stiamo portando avanti anche Sniper Elite V2 Remastered. Però ragazzi, quest'oggi voglio iniziare anche Sniper Elite 3. Dunque ragazzi, naturalmente come ben sapete, i giochi di cecchinaggio, specie questi qua, sono i miei preferiti. Il primo episodio, ragazzi, non so ancora quando ve lo farò uscire, spero il prima possibile. Andrò a registrare un po' di video di seguito perché vorrei anche finirlo, così anche come Sniper Elite V2 Remastered. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance e voi come sempre mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questi video per aiutare serie e canale a crescere. E niente, dai ragazzi, iniziamo subito con la campagna. Dunque, allora, se vedete continua partita è perché diciamo che volevo vedere un attimino come era il gioco, visto e considerato che ce l'ho nella libreria di Steam già da un bel po' di anni, soltanto che purtroppo ragazzi non l'ho mai provato. L'ho aperto giusto quest'oggi per vedere un attimino il menu com'era, farmi giusto una partita così e insomma anche impostazioni grafiche eccetera eccetera. Diciamo che dovremmo andar bene. Naturalmente, ragazzi, se ci saranno un po' di problemi riguardanti, ragazzi, la grafica, eccetera, andrò ad abbassarla leggermente. Detto questo, facciamo con nuova partita. Sì, va benissimo. Allora, vediamo un po', ragazzi. Abbiamo la difficoltà cadetto, poi abbiamo la difficoltà Marksman, Sniper Elite, autentico oppure personalizzata. Allora, ragazzi, io andrei quasi quasi con difficoltà Marksman. Balistica proiettili semplificata, nemici implacabili. Ok, dai, possiamo iniziare, Sono ragazzi, arrivato a con Tobruk, questa. sbarcato da una nave stracarica di riserve e rinforzi. Ragazzi inconsapevoli, destinati a morte sicura. A nessuno di loro piace avere intorno uno come me. A me sta bene così. La maggior parte non uscirà viva da qui. Rommel è stato respinto con l'operazione Crusader, ma le forze dell'asse si muovono ancora lungo il deserto occidentale. La galoppata di Ghazala è iniziata con la ritirata degli alleati. Rommel incombe sulla città. Non c'è tempo per le tattiche. Siamo in 35.000 e abbiamo un ordine: difendere Tobruk. Ok ragazzi, dunque allora dobbiamo difendere Tobruk. Allora facciamo inizia oppure vediamo un po'. Abbiamo gli armamenti. Vorrei dare una semplice occhiata agli armamenti. Vediamo un po'. Abbiamo Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Alfa, modifica, nuovo oggetto. Cosa mi vuoi far modificare? Dunque allora vediamo un po'. Abbiamo lo Sten MK2, la pistola silenziata, granate, bende, kit medici. A riguardo ragazzi del fucile di precisione abbiamo il Garand M1, quello di default, e poi io ho selezionato il Mosin Nagant, quello che stiamo utilizzando anche su Sniper Elite V2 Remastered. Personalizza il fucile, vediamo un po'. Mirino standard, rivestito oppure d'ottone. Allora, vediamo un attimino quello standard sulle capacità di velocità, zoom, rincuore e danni. Come potete ben notare, questo qua rivestito mi va ad abbassare lo zoom, però aumento un pochettino il rinculo, mentre quello d'ottone mi abbassa il rinculo, ma mi va ad aumentare lo zoom. Quindi mettiamo anche questo. Canna, vediamo un po'. Abbiamo la canna standard, poi abbiamo la canna migliorata che mi abbassa l'oscillazione del mirino, ma mi aumenta un po' il rinculo. Canna avanzata mi abbassa ancora di più l'oscillazione del mirino, ma o meglio, scusate, mi aumenta un pochettino l'oscillazione del mirino, ma mi riduce un pochettino il rinculo. Quindi va benissimo così. Poi abbiamo la cassa standard. Dunque, allora, quella standard va bene, mentre quella rivestita mi aumenta l'oscillazione, ma mi diminuisce un po' la velocità iniziale. Mentre invece la cassa di su misura mi abbassa un pochettino l'oscillazione, ma mi aumenta il rinculo. Direi di lasciare quella lì standard. Azione standard, vediamo un po'. L'azione modificata mi dà meno danni ma più rinculo.
mentre invece l'azione perfezionata mi abbassa la velocità iniziale ma mi aumenta il rinculo. Quindi no, va bene così, indietro, indietro, vai ancora, inizia. Cecchini! Servono cecchini alle mura! Perfetto ragazzi, perfetto. Siamo pronti, abbiamo il nostro fucile da cecchino. Tanto noi siamo qui. Un'altra cosa ragazzi, se notate un pochettino di linee a riguardo del V-Sync, vi faccio dare giusto una mezza occhiata. Come potete ben notare, qui in opzioni avanzate abbiamo tutto quanto ad ultra, abbiamo anche il V-Sync, però ragazzi non ho capito per quale logico motivo ci stanno le linee, quindi ragazzi non ci posso fare niente. Usa campi d'oscuramento, li ho tolti, quindi va bene così. Riprendi. Purtroppo ragazzi non ci posso fare niente, non ho capito per quale logico motivo. Infatti mi stavo scervellando un bel po' di volte per cercare di capire qual era il motivo. Dunque vediamo un po', abbiamo un nemico qui che lo vado a contrassegnare. Poi ne abbiamo un altro qui, perfetto. E ce ne dovrebbero essere degli altri sparsi in giro, ma per il momento va bene così. Dunque vediamo un po'. Premi E per stabilizzare la mira quando il tuo battito cardiaco è sotto le 80 pulsazioni. Quando si usa lo svuotamento dei polmoni, ok, un diamante rosso indica il punto di impatto, mentre invece quello grigio indica che sia ostruita. Ok, perfetto. Eccolo qui. Scusi, vedete un po' la linea, è un po' fastidiosa ragazzi, ma non ci posso fare nulla. Ammazza, proprio in capa? Madonna mia, che cos'è la cattiveria? Veramente con la cattiveria, signori. Comunque, becchiamo pure l'altro tipo. Tacchete. Mamma mia, la prepotenza di questi, di queste kill cam e anche delle X-ray. Buon uomo. Madonna mia, ma la... Aia. Gli abbiamo praticamente spaccato la faccia. Oddio, manco se... Se gliel'avessimo spaccata a pugno la faccia. Vabbè, comunque. Damose. Andiamo a vedere un po' qui. Non voglio correre, ragazzi, perché sennò altrimenti il battito cardiaco non ce n'abbiamo più per il prossimo colpo. Sennò poi altrimenti dobbiamo pure aspettare. Tab per le missioni, cerca altri osservatori. Va bene. Cosa che faremo adesso? Questi qua sono morti? Mi dispiace per loro. Dunque, l'altro eccolo lì. Me lo vado a contrassegnare. Perfetto. Dai, è così. Non so dove l'ho beccato, credo forse in un occhio. Perché ho visto che mi sono spostato leggermente più a sinistra. Dimmi di sì. Madonna. Sì, l'abbiamo beccato praticamente in un occhio. Gli abbiamo spaccato il binocolo e l'abbiamo beccato in un occhio. Ottimo tiro, ottimo tiro. Sono onesto, ok, va bene. Arriva la cavalleria, arriva la cavalleria. Ci siamo, arriva la cavalleria. Bene, perfetto. Come detto ragazzi, vedo un po' se riesco magari nel prossimo episodio a sistemare questo fastidiosissimo linea che si vede. Distrugge un veicolo sparando ai suoi punti deboli. Ah, ok. O al motore o al serbatoio. Va bene, perfetto. Dunque, vediamo un po', ragazzi. Possiamo anche beccarlo al al motore, se vogliamo, eh. Contrassegna, perfetto. E vediamo un po' di beccarlo al motore. Tanto credo che dovrei... Sì, infatti è la stessa cosa. O lì, o lì. Ah, ma non è esploso? Guarda un po' tu. Madonna, guarda qua.
Guarda qua, bellissimo ragazzi, veramente bellissimo. Vi tolgo anche la camera in modo che vi potete gustare questo video di esplosioni malamente. E poi tra l'altro, scusate, se stiamo sui 60 frame per secondo, non riesco a capire per quale logico motivo abbiamo quella cosa lì. Dovrò ricontrollare, mi sa, le impostazioni del software AMD. Perché secondo me quello è. Dunque, allora, trovo una strada per valicare il passo di montagna. Premi Q. Ah, ok. Abbiamo delle bende che le possiamo utilizzare anche adesso, sì. O meglio, non bende, ma kit medico, perfetto. Come munizioni, vediamo un po', abbiamo... secondo me dovremmo avere anche delle munizioni silenziose. Secondo me, vabbè, comunque, recupera e damo, se ricarica. Devo dire, ragazzi, che questo Sniper Elite 3 è veramente una cosa pazzesca. Dunque, passami alla pistolina silenziata, almeno così cerchiamo di fare meno cacciare, meno danni. Usa M per controllare la mappa, bene. L'ho fatto, buon uomo, l'ho fatto. Sale qui, perfetto. Noi dobbiamo arrivare lì dove la stellina. Naturalmente, ragazzi, ci saranno anche un po' di tagli, eccetera. Come detto, ragazzi, a riguardo di questo problema, devo riguardare un attimino il software AMD. Non mi scopriranno se avanzo accucciato. Sicuramente saranno lì i problemi. Allora, dietro al nemico per ucciderlo silenziosamente. Olè, a posto. Z per perquisire. A posto. Abbiamo munizione al massimo, che ci sta. Scusi, buon uomo, Non per qualche cosa, ma ti devo ammazzare lo stesso. Perquisisci. Olè, a posto. Dobbiamo avanzare e andare dall'altro lato. Questo invece dovrebbe essere un nostro amico, credo di sì. Allora, la Wellroad, dunque, in vista, sospetto. No, scusate, stavo ridendo un attimino per i disegni. Appaiono sopra i nemici, va bene, ok. Però, se possiamo risparmiare un po' di munizioni, sarebbe cosa buona e giusta. Scusi, buon uomo, lascia fare. T'ammazzo giusto un attimo così in amicizia. Allora, quelli là sono impegnati. Abbiamo recuperato. Dinamite, ok. Tacchete, a posto. Tanto. In capa. Ok. Almeno così non ci beccano malamente. Perquisisci. Ok. Perquisisci anche questo. Olè. Recupera. A posto. Dunque, allora, noi dobbiamo andare al prossimo punto. Che se non vado errato mi sa che dovrebbe essere qui. Sì, infatti. È qui sulla destra. Però aspettate, possiamo passare pure di qua. Anzi, abbiamo uno sulla destra e due sulla sinistra. Bene. Come detto, ragazzi, se riusciamo a risparmiare un po' di munizioni è meglio. Perquisisci kit medico. Scusi, buon uomo, lascia fare. Perquisiscilo. Delle altre dinamiti. Dunque, aspetta, dove sto andando? Dobbiamo andare praticamente di qua. Perché ce n'è uno qui. E infatti, occhio che lì ce ne sta uno. Allora, alcuni rumori possono... va bene, quindi se troviamo roba rumorosa possiamo utilizzarli proprio per occultare i nostri spari. Cosa molto molto utile. Aspetta un attimo, olè. Questo l'abbiamo fatto, ottimo, perquisisci. Una dinamite.
Però aspettate, se magari vogliamo... Stai fermo, olè, a posto. Usa F per piazzare trappole o usare oggetti. Le trappole uccidono i nemici senza... Ah, ok. Però al momento diciamo che potrebbe andare bene pure così, eh. A posto. Gli altri due sono lì, però vorrei fare un giro sulla torretta. E come detto, ragazzi, lo so, è molto fastidioso, ma non ci posso fare niente. Anche a me mi sta dando i nervi. Usa la scala, vai, sali. Come detto, devo ricontrollare il software. Cosa abbiamo trovato? Un po' di roba, ma non così tanta però, dai. Ok. Fa un po' caldino qui, eh? Fa un po' caldino. Vabbè, comunque. Lascia fare. Dunque, uno è lì, che sta passeggiando un attimo. Mentre invece... gli altri due sono lì. Se questo qua mo non mi sgama, andiamo a posto. E ragazzi, purtroppo il lavoro del cecchino è questo: farsi strada, selce e acciarino. Al momento, ragazzi, stiamo belli calmi. Non attiriamo tanto l'attenzione dei signori qui, perché comunque me lo vorrei giocare con calma e anche con tanta circospezione. Ce la possiamo fare, dai. Ce la facciamo. Scusi, buon uomo, eh. Olè, a posto. Perquisiscilo. Ma niente munizioni per il nostro... per la nostra? Pistolina silenziata? Là dentro ce n'è un altro. E chi cavolo l'aveva visto? Meno male. Occhio, giovano... Uppela. Abbattimento ravvicinato, bene. A posto. Come detto, ragazzi, voglio cercare quantomeno di non consumare tutte quante le munizioni, perché sennò altrimenti siamo fottuti. Occhio. Piano. Occhio. Scusi, buon uomo, eh. Lascia fare. Bene, perfetto, beccato. Quelli... aspetta. Cavolo, mo se beccano il corpo... Ah no, ok, allora alt destro. Aspetta. Passiamo un attimino qui. Allora, carica. Aspetta un attimo. Se riesco a far fuori prima... no, non ce la faccio. Devo andare, mi sa, davanti a loro. Cacchio. Mi era scappato il mouse. Panico. Mi era scappato il mouse. Perquisisci. A posto. Vai qua. Perquisi. Ma mi hanno sgamato? Penso di no. Comunque, dobbiamo andare dall'altro lato e arrivare lì. Allora. Vediamo un po' qua sopra che cos'è che abbiamo. Delle granate M4, però siamo già pieni e va bene. Come detto, ragazzi, vorrei cercare di postarvi questo primo episodio il prima possibile. Naturalmente, ragazzi, se ci sono missioni brevi, ci saranno anche episodi brevi. Se saranno lunghi, ci saranno episodi lunghi. Ah, bene, quello mo sta là.
E mica si muove di là quello. Mo sì che saranno cavoli. Mi sa che devo fare il giro. Facendo il giro, mi sa che riusciamo a beccarlo, però sta sempre lì. E quello è il problema adesso. Quando loro si girano, magari posso ammazzare lui. Bene. Tanto occhio. A posto, perfetto. Occhio. Nebelwerfer neutralizzati. Meglio controllare il crinale. Ok. Per il momento recupera. Ragazzi, purtroppo il lavoro del cecchino questo è. Bisogna inventarsi le tattiche. Oh, finalmente, maledizione. Bisogna inventarsi le tattiche. Bisogna stare attenti. Bisogna non farsi mai beccare, perché se vi fate beccare siete morti. Potete anche mettere una... Aspetta. No, niente. Potete mettere pure una difficoltà molto molto bassa. Però se il nemico vi becca e basta. E siete praticamente morti sicuri. Possiamo andare sprezzanti del pericolo? Credo di sì. Ricarica la pistolina qua. Che poi non è neanche una pistolina. Secondo me, cavolo, è più un super liquidator. Salta, tacchete. Occhio giovane, che ti fanno saltare le cervella. Ok ragazzi, ok, allora, come detto, sicuramente ci saranno episodi corti per missioni corte e episodi lunghi per missioni un pochettino lunghe. Allora, se vedete ragazzi questo qua già secondo, eccetera, eccetera, perché volevo vedere un attimino com'era il gioco. Continuo. È caduta, ma il mio lavoro ha richiamato l'attenzione dei servizi segreti britannici. Erano sulle tracce di uno dei pupilli di Hitler inviato in Africa, uno spietato sostenitore delle armi chimiche, il generale Franz Wallen. Il loro informatore vicino a Wallen è svanito, così vogliono che io indaghi. La mia prima fermata è l'oasi di Gaborone, un polo logistico dell'asse. Esploratori e ufficiali passano di qui, e così le informazioni. L'oscurità gioca a mio favore. Ci sono diversi ufficiali nell'area. Inizierò da qui la mia ricerca. Diverse alture vicino al lago sono perfette per piazzare il mio fucile. Se Wallen è stato qui, ci saranno delle tracce e io le troverò. Ok ragazzi, dunque, allora vediamo un po' l'equipaggiamento, lasciamo sempre questo, inizio. Ok ragazzi, allora, io direi che per questo primo episodio di Sniper Elite 3 è tutto. Siamo qui nella foresta, al buio, in mezzo alle frasche. E niente ragazzi, come detto, mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, iscrivervi, attivare la campanellina. Mi raccomando ragazzi, condividete questi video perché è molto importante sia per la serie che anche per il canale. Detto questo, vi saluto, ci becchiamo al prossimo episodio. Dai, un saluto a tutti da Harry Doctor. Ciao a tutti ragazzi.